Volley, prima vittoria nel playoff che vale il quinto posto per la Leo Shoes sul campo di Vibo Valentia, un 3-0 per i gialloblu privi del tecnico Andrea Gianni rimasto a Modena per cautela dopo la falsa positività al Covid di martedì, gialloblu che tornano anche in corsa per la qualificazione alla Final Four. Da Vibo Valentia si torna a vedere l'Europa, quella della Challenge Cup. Prima vittoria nel playoff per il quinto posto per la Leo Shoes Modena Volley, che proprio nella trasferta, cui era pronta a rinunciare causa a contagi Covid rivelatisi poi falsi, trova il primo successo post regular season. 3-0 netto per i gialloblu, senza coach Andrea Gianni in panchina e senza Stankovic e Gollini a referto. Con il vice allenatore Sebastian Carotti in panchina, la Leo Shoes a Vibo ha offerto la versione migliore di sé nel gironcino che qualifica le prime quattro alla Final Four per il quinto posto. Ma in discussione i primi due parziali che Modena ha vinto comodamente 25-17, 25-20. Le uniche sofferenze sono arrivate nel terzo parziale, comunque vinto allo sprint dalla Leo Shoes 27-25. Nel giorno in cui anche a Vibo si ricorda con commozione prima del via Michele Pasinato, grande protagonista della generazione di fenomeni azzurra forgiata da Julio Velasco, Modena trova una grande partita di Paul Bucheger, top scorer di giornata con i suoi 19 punti. Siamo venuti qua cioè, preparati in testa che sarà una partita difficile, però eravamo carichi, sapevamo che non sarà facile, eravamo carichi tutti al 100% e secondo me questo era il chiave oggi per la vittoria. Al centro bene sia Bossi che Mazzone, di nuovo titolare al posto di Sanguinetti, sempre ispirata alla regia di Micah Christensen, così come efficaci le difese di Grebennikov. Col successo sul campo della Tonno Callipo, la Leo Shoes sorpassa i calabresi, cui lascia l'ultimo posto in classifica. 4 i punti della formazione gialloblu che domenica alle 17 al Palapanini ospita Verona. In caso di ulteriore successo da 3, Modena Volley sorpasserebbe in classifica proprio la squadra del grande ex Rado Stoicev, e allora sì che le speranze di qualificazione alla Final Four diventerebbero concrete.